Puntata speciale questa sera di Mondo Amaranto. Siamo al Museo Amaranto, ma prima di guardare e ascoltare le interviste dello scambio di auguri che ci sono stati per il settore giovanile dell'Arezzo, partiamo come al solito dal calcio femminile, dalla partita che l'Arezzo ha perso in casa 2-1 con il Cittadella. Vediamo la sintesi con Riccardo Buffetti. Ben ritrovati amici sportivi, amanti del calcio femminile, un saluto da Riccardo Buffetti e Arezzo TV nuovamente insieme per seguire per il quarto anno consecutivo le avventure dell'Arezzo calcio femminile, che dopo il 2-2 contro l'Empoli 2 settimane fa, mister Bonci proverà a dare continuità ai risultati quest'oggi contro il Cittadella per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B. L'ultima gara casalinga dell'anno 2018. Dunque, dopo una settimana di stop, si torna a giocare nel campionato di Serie B, che vede l'Arezzo penultima in classifica con un solo punto conquistato, appunto 2 settimane fa contro l'Empoli, gara terminata 2-2, mentre il Cittadella naviga nella metà classifica con 12 punti, un campionato sin qui coerente con le aspettative da parte della squadra granata. Viene dall'1-1 contro il Cesena, mentre l'ultima in trasferta ha ottenuto il 2-1 contro il Genoa, mentre l'Arezzo l'ultima gara casalinga non è riuscita a fare l'impresa al Città di Arezzo contro l'Inter, è terminata poi 3-0 quella partita. Sì. All'indietro Moscia, ancora a liberare Baldo, Teci in mezzo a due, cerca la giocata su Razzoli sulla sinistra, prova ad andare Razzoli in avanti, Razzolini si fa ben vedere, duella poi con Schiavo, ancora Razzolini, siamo sull'auto di sinistra, cerca una serie di finte, Razzolini va verso il fondo, può andare al cross che arriva in questo momento il traversone, il colpo di testa provato da Mencucci, traversa e poi la salva sulla linea Baldo, ancora Mencucci, ma grandissima occasione da parte dell'Arezzo con la traversa colpita da Mencucci, grandissima la progressione invece di Razzolini sulla sinistra con il cross al bacio per Mencucci. Aterini, il suo rinvio è centrale nella zona di Rigon, Yeboah, Zorzan portata sull'esterno da Moscia, ancora Rigon sul destro, il tocco per Yeboah, posizione regolare, Yeboah! E arriva l'1-0 del Cittadella, targato Yeboah, che al limite del fuorigioco è riuscita a battere Antonelli. Grande serie di passaggi al limite della rigore fra Rigon e Castrati, poi il tocco finale per Yeboah, che era veramente al limite dell'offside, e di destro ha battuto Antonelli. Dunque cambia il risultato quando siamo al minuto 24 con Yeboah che ha portato in vantaggio il Cittadella, nel momento forse in cui l'Arezzo aveva maggior coraggio. Teci, prova a mettere ordine Teci, il lancio sulla sinistra per Di Fiore, posizione regolare, Di Fiore taglia verso il centro, Di Fiore il destro, arriva la parata di Tognolo, grandissima occasione per l'Arezzo, la prima nella ripresa con Di Fiore che ha ricevuto molto bene palla da parte di Teci, si è accentrata, è riuscita però a battere a rete, si è sovrapposta fra lei e la gioia del gol, estremo difensore ospite del Cittadella, Tognolo. Parte Moscia sul primo palo, la palla rimane lì, Ferrazza, e arriva il pareggio dell'Arezzo con una mezza rovesciata da parte del difensore centrale della squadra in completo bianco, che porta in parità il risultato 1-1, quando siamo al 25esimo minuto della ripresa. Bello il calcio d'angolo di Moscia con la palla che arriva, una carambola a Ferrazza, mezza rovesciata la sua, e Tognolo battuto 1-1. Dunque si riporta in partita Arezzo con questa conclusione di Ferrazza, per lei il primo gol stagionale, la prima gioia che riporta in parità questa partita. C'è Zorzan, vediamo la reazione adesso del Cittadella con Meggiolaro, apre sulla destra, riesce a saltare Castrati, poi arriva il cross e arriva il 2-1. 2-1 di Yeboah, bravissima Castrati, ma il Cittadella riacquista subito il vantaggio con Castrati che serve Yeboah,
che si trova solo davanti ad Antonelli. E la trafigge, porta aiutato sulle 2-1, mentre rimane a terra Razzoli. E Yeboah, vera spina del fianco, come abbiamo precedentemente detto nel corso della partita. Di Fiore, va al cross al centro, Baracchi. Attenzione a Baracchi che non riesce a girarsi, ancora Baracchi, dentro l'area di rigore, siamo nell'unità piccola, batti e ribatti. Attenzione a Simeone che trova il gol, ma niente, annullato. Annullato il gol di Simeone per un fallo, forse di confusione. Da quassù non siamo riusciti a giudicare, non possiamo giudicare il gesto perché abbiamo visto, non riusciamo a vedere benissimo. Poi è stata una piccola calca, quindi non siamo riusciti a vedere quello che è successo, però Simeone aveva trovato il pareggio, ha fischiato prima dei tuoi di gara, dunque non c'è nemmeno da parlare di gol annullato. Simeone si prosegue ancora, ma arriva in questo istante il triplice fischio che sancisce la vittoria del Cittadella per 2-1 contro l'Arezzo. Fatale e decisiva la doppietta di Yeboah per la vittoria della squadra granata. A poco è servito il gol del momentaneo pareggio da parte di Ferrazza al 24esimo, perché Yeboah, approfittando di un errore difensivo, è riuscita a riportare in vantaggio la propria squadra e a portare i tre punti al Cittadella. Dunque rimandata la prima vittoria stagionale in casa per l'Arezzo, speriamo che avverrà nella prossima gara quella contro il Genoa. Le ragazze sono state bravissime, si sono allenate molto bene durante la settimana, sono state precise. Oggi il campo non ci ha penalizzato, sicuramente, perché è stato veramente difficile giocare, era difficile anche controllare tutti i palloni e non è stato comunque tutto da buttare. Ho visto comunque un ottimo secondo tempo, le ragazze hanno comunque dimostrato che di esserci, e prepareremo in settimana la partita di Genova con tanta attenzione, come si è fatto per queste ultime due settimane. Si cercherà di andare a Genova con lo stimolo che si è dato in queste ultime due settimane, cercando di giocare partita dopo partita, quindi le ragazze si alleneranno sicuramente con l'attenzione giusta e speriamo di chiudere questo 2018 con dei punti che ci servono poi per preparare bene il proseguo della stagione. Ma probabilmente, anzi senza probabilmente, sicuramente il campo non ha agevolato le nostre doti tecniche, sicuramente. Forse è mancata un po' di cattiveria a livello magari offensivo. Poi purtroppo due errori difensivi ci hanno penalizzato, però io penso che tutta la squadra ce l'ha messa tutta. Ovviamente giocare in un campo del genere per noi è tanto difficoltoso, perché oggi era veramente ingiocabile la palla. Perciò noi ci abbiamo messo il nostro, il campo ha fatto il suo, è arrivata un'altra sconfitta, ma questo sicuramente non implica che molliamo, perché abbiamo visto contro l'Empoli che siamo una bella squadra, siamo un bel gruppo, è arrivato tutto un nuovo staff che ci ha dato nuovi stimoli e quindi siamo pronte a ripartire. C'è tutta ancora una serie di partite, abbiamo ancora tutti gli scontri diretti da giocare, perciò il calendario ci agevola da questo punto di vista. Perciò niente è perduto e possiamo ancora dire la nostra in questo campionato, sicuramente. È la festa di Natale del settore giovanile dell'Arezzo, insieme ad Alessandro Longo, responsabile nonché allenatore della formazione Berretti. Intanto un momento di ritrovarsi, di farsi gli auguri. Ma ci fa tanto piacere oggi stare insieme a tutti i nostri ragazzi, al presidente, alla società, allo staff tecnico oggi rappresentato dal mister Dal Canto, ai calciatori, in primis il capitano Nello Cutolo. In particolar modo poi sono contento della presenza dei genitori dei nostri ragazzi. I genitori dei nostri ragazzi sono fondamentali, perché fanno i sacrifici quanto e probabilmente più dei loro figli, e quindi sono fondamentali nell'attività, nella crescita di un settore giovanile. Che bilancio facciamo di questi primi mesi, ecco, all'Arezzo, alla guida del settore giovanile? Ma io direi un bilancio positivo,
perché stiamo gettando le basi per un settore giovanile che in futuro possa dare risorse a questa società. La società quest'anno sta facendo i sacrifici, è al suo primo anno e noi speriamo prima possibile di poter dare alla società le soddisfazioni che merita. L'obiettivo ambizioso qual è? Appunto portare i giocatori in prima squadra, valorizzarli e poi far prendere e quindi creare valore magari per l'Arezzo e portando questi giocatori magari nel calcio che conta. Sì, quello è il nostro obiettivo principale. È evidente che non si può raccogliere prima di seminare, quindi il settore giovanile deve essere paziente, deve lavorare tanto, deve lavorare sodo. Per il resto siamo anche contenti quando i ragazzi scendono in campo e riescono a produrre delle prestazioni ottimali, magari anche con dei risultati positivi. Questo ci permette di capire a che punto siamo. Molte delle nostre squadre, quelle più rappresentative sicuramente, hanno ottenuto da subito dei buoni risultati, e questo per me è un termometro del lavoro, del buon lavoro svolto da tutti, dai dirigenti, dai tecnici, dai calciatori e anche dalle loro famiglie. A cominciare dalla Berretti, da te guidata, che insomma ha sorpreso, ma poi se guardiamo insomma la caratura dei giocatori sorprende fino a un certo punto, perché poi no, ci sono dei giocatori di talento, di valore. Sì, siamo contenti perché lo dico sempre, l'ho ripetuto più volte, questa squadra ha dei valori, ma soprattutto ha avuto la capacità di crescere in fretta e quindi è riuscita a ottenere quei risultati che magari nessuno si aspettava all'inizio. Ora però io dico viene il difficile, siamo lì davanti, forse è stato anche quasi facile arrivarci, adesso dico che sarà difficilissimo rimanerci, per cui dovremmo lavorare ancora meglio. Sulle altre squadre, Under 17, Under 15, due parole? Sono stracontento perché facevo prima riferimento alla soddisfazione che abbiamo noi dirigenti quando andiamo a osservare le squadre, i ragazzi, e tra le squadre più rappresentative la 17 e la 15, anche loro stanno sorprendendo. Magari a volte non riesco a ottenere il risultato, però a noi interessa la prestazione, interessa la crescita dei ragazzi, e da questo punto di vista siamo soddisfatti. Credo che abbiano fatto anche queste squadre un miglioramento evidente. E che ci sarà scouting, so che ne parlavamo anche l'altra volta, no? Anche per quanto riguarda la provincia di Arezzo, diciamo anche per ricreare quel tessuto di rapporti, visto che spesso in passato, no, di giovani calciatori della nostra provincia magari non sono venuti all'Arezzo ma sono andati da altre parti proprio perché mancava questo rapporto. È uno degli obiettivi principali del lavoro che stiamo svolgendo, quello in futuro di riuscire a reclutare tutte le migliori risorse di Arezzo e provincia. Dobbiamo partire da questo, dobbiamo partire da un'attenta osservazione meticolosa, capillare, e anche per questo serve la semina, cioè serve avere un'organizzazione, un capo scouting, una squadra di osservatori che ci consentano di rastrellare tra virgolette il meglio che il calcio aretino offre in questo momento, senza aspettare che i ragazzi crescano tanto. Io credo che già all'età
di 10-12 anni, il talento si può notare e noi dobbiamo essere pronti ad accogliere questi ragazzi. Sono 7 squadre, questo diciamo è la fisionomia che avrete anche in futuro, o pensate anche appunto di abbassare l'età, diciamo, a questo punto dei bambini? Per ciò che riguarda il numero delle squadre, faccio presente che noi abbiamo fatto un accordo importantissimo con Olmo Ponte, con la società Scuola Calcio, che in questo momento ci supporta nel lavoro. E a proposito di scouting, di osservazione, loro sono da anni ormai interessati e attivi in quest'opera. Noi cerchiamo di sfruttare anche il loro lavoro e quindi contiamo di collaborare sempre meglio con questa struttura, con questa società. Allora, tanti auguri e speriamo che insomma le cose continuino così. Grazie, tanti auguri a voi. Con Stefano Turchi, in questa giornata in cui l'Arezzo fa gli auguri a tutto il settore giovanile, ecco, quando si parla di giovani, oggi ci interessa questo filone, che cosa ti viene in mente anche rispetto alla storia dell'Arezzo? Mi viene in mente gli anni 70, quando gran parte della squadra era formata da ragazzi che venivano dal vivaio, cresciuti sotto la guida dei vari Scatizzi, Talusi, Pinella Rossi. Quando una squadra fatta di giovani Amaranto comprì un'impresa pari a quella dell'anno scorso, andandosi a salvare bene in C1, non riscuotendo lo stipendio da tantissimi mesi. Era la squadra di Giuliani, di Giulianini, di Quercioli, di Soci. Poi c'erano anche Tarquini, che comunque era di qua vicino, c'era il Battistone, che era cresciuto nell'Arezzo, c'era il Giangeri, quindi una squadra fatta di tantissimi ragazzi e il sogno di rivedere una squadra fatta da aretini come allora. Infatti questo è un po' il sogno di tutti, no? Cioè anche, come dicevamo prima con Alessandro Longo, ricreare anche quei rapporti, come già è stato fatto ad Arezzo Città, anche in provincia, perché spesso questi bambini o ragazzi di talento hanno preso altre vie, no? Certo, perché si sente parlare che quello è andato all'Empoli, quell'altro è andato alla Fiorentina, e questo è un peccato perché si perdono potenziali campioni. Poi fa bene anche il fatto di mantenere rapporti con le società della provincia, perché se mantieni i rapporti le squadre ti portano anche gente allo stadio, cose che non vengono più da tanto tempo, gente, e quindi ecco, riportiamo la provincia allo stadio. Il detto del Mancini era le quattro splendidi tifosi, grandi tifosi delle nostre splendide quattro vallate, cioè non aveva torto, il proposito era giusto. Allora, che sensazione, il bello. Primo Natale con i giovani, gli auguri. Molto bello, guarda, ho detto ai giovani, sono veramente contento oggi di essere qua, stati con loro, e gli ho detto che devono sempre divertirsi, perché quella è la cosa più importante nel calcio. Diciamo l'Arezzo dei sogni del presidente La Cava riguardo il settore giovanile, no? Sarà contento quando magari un giovane debutterà in prima squadra? Ma a me più, quello è un po' il sogno di tutti i presidenti, penso, però la cosa più bella è che proprio il movimento cresca bene, loro abbiano entusiasmo, divertimento, perché io che ho giocato a calcio, io non vedevo l'ora che iniziava l'allenamento, quando ero piccolo e giocato, perché io ho giocato sin da piccolo a calcio, e quindi è una cosa che mi è piaciuta moltissimo. Informi cosa ha fatto la Berretti? Sì, chiamo sempre per sapere. La Berretti specialmente sta andando fortissimo, quindi, però anche di altre squadre mi dicono, anche di altre squadre dove ci sono, proprio oggi ho parlato e mi hanno detto che mi sembra 2004-2005 ci sono buoni elementi come giocatori, quindi speriamo, come dici te, che andranno avanti e quindi un giorno potranno esordire con la casacca dell'Arezzo
dei grandi. Poi si dice sempre che una società sana, no? Il settore giovanile è la base. È un classico, sì, sì, no, però è vero, perché effettivamente ho visto che se tu vedi Atalanta, tante Empoli, guarda caso chi ha un settore giovanile importante sono società sane. E quindi perché? Perché investono sui giovani, però è chiaro, dire investo sui giovani è facile, poi bisogna farlo e ci sono tante problematiche come in tutte le cose del mondo del calcio. Ecco, tanti che sono passati da Arezzo hanno detto sarebbe la piazza ideale, ecco, per diventare tipo un Empoli o come modello, no? Però nessuno, diciamo, fin qui per vari motivi, tante difficoltà, appunto, c'è riuscito. Ma Arezzo avrebbe queste potenzialità? Io penso di sì, noi ce la stiamo mettendo tutta, da quel famoso 6 maggio dove veramente questa società ha iniziato a operare. Sono passati 6 mesi, mi sembrano passati 10 anni, nel senso che a parere mio abbiamo fatto tante cose, sempre con sacrificio, continuiamo a farle e speriamo bene. Ecco, vediamo sempre un presidente molto sofferente durante le partite. Sì, no? Io, oltre che sofferente, ormai io prendo per lavoro spesso il treno, adesso esagero perché veramente anche domenica dovrò fare 5 ore di treno perché giochiamo a Vercelli, sì, il Gozzano gioca a Vercelli, quindi però io lo faccio con entusiasmo, io non vedo l'ora che c'è la partita, vado, faccio sempre le solite cose, io sono scaramantico e quindi prendo il taxi da solo, quindi tante cose un po' così particolari, quindi, che però fino adesso hanno portato bene, perché come ripeto, le uniche due volte che non siamo andati sotto la curva perché non c'erano i tifosi, noi abbiamo perso con ad Alessandria con la Juventus e a Piacenza, perché purtroppo gli ultra erano rimasti in mezzo al traffico e è iniziata la partita. Quindi, bisogna due sistemare volte. Questo aspetto. Sì, gli ultra sono eccezionali, erano rimasti in mezzo al traffico, 18:30 la partita è iniziata, noi eravamo in tribuna e quindi non abbiamo potuto salutarli come al solito. L'entusiasmo è rimasto sempre lo stesso del primo giorno o le difficoltà a volte lo fanno passare? No, beh, le difficoltà fanno parte della vita, non solo nel calcio ma in tutte le cose che uno fa. Se uno si butta giù per qualsiasi cosa è meglio che sta a casa e non esce. Però mi sembra che tutto sta andando molto bene, speriamo, intanto poi nel calcio alla fine tu puoi essere il più bravo del mondo ma sono i risultati che contano. I risultati ci stanno aiutando molto e quindi andiamo avanti. Ecco, vista la posizione, i tifosi si chiedono, ecco, se c'è qualche occasione di mercato, che succede? Sì, adesso vediamo, dai. Intanto il mercato adesso inizia dal 1 al 18 gennaio, vediamo se ci fossero opportunità in uscita di vedere se riusciamo a fare anche qualche entrata. L'ultima cosa, spesso ho fatto, diciamo, appelli, messaggi anche ad altri magari che potrebbero aiutare in questa impresa, altri investitori, si è mosso qualcosa, si girano a volte voci che qualcosa si sta muovendo, che cosa... Io non lo so, io so che invece che le voci dovrebbero essere le certezze. Io sono sincero, fino a oggi, se ho sentito anch'io, sapete che sia Grazzini che Alboni seguono questo delicato ingresso di nuovi soci, però sinceramente a oggi 18 dicembre non ho avuto nessuna novità in merito. Allora, questa puntata finale qui, prima dall'Abito Club, poi dal Museo Amaranto, ovviamente tanti auguri di Natale, il nostro impegno continuerà anche nell'anno nuovo con le partite dell'Arezzo femminile, del settore giovanile dell'Arezzo e Mondo Amaranto, il mercoledì alle 21, risultati, classifiche, commenti, interviste alle squadre che ospitiamo tutte le settimane. Tanti auguri di Natale e di un sereno e felice 2019.